Benvenuti ragazzi, sono il vostro Mino e oggi siamo qua di nuovo in una puntata di Pokémon MMO, ma si inizia specialmente questa puntata perché, anche se sono pochi, Ron, parlando del team nel suo canale e diciamo di tutte le cose speciali come breddare Pokémon, come fare le uova, di qualsiasi cosa, come piantare le bacche, come fare soldi su questo gioco, è arrivato a 10 iscritti. Quindi un applauso a Ron che ha iniziato la sua carriera su YouTube ed è una gran cosa, ragazzi, è una cosa che è bella. Yeah, Ron scrive. Se non siete ancora iscritti al suo canale, iscrivetevi, che se vi interessano, ragazzi, lui parla solo di questo, quindi è un canale specializzato su questa cosa, quindi anche se i video durano anche tanto, tipo, non so, 40 minuti, 45, però lui vi spiega per filo e per segno come si devono fare queste cose. Quindi, meglio, ve lo dico io, a giro non lo trovate. Quindi, se vi interessa Pokémon MMO o, non so, poi in futuro altri giochi di Pokémon MMO, Revolution, queste cose qua, che lui li sta provando, ci possiamo spostare anche lì e si fanno anche quelli, ragazzi. Lui vi spiegherà tutto perché, a detta mia, è un esperto di questi giochi. Quindi, Ron mi ha fatto iniziare così perché ha una sorpresa da farci, appunto, perché è lo speciale di 10 iscritti. Ron, dici cosa bisogna fare? Sì, io sono qua, intanto c'è Mirtillo che sta giocando dietro. Ciao Mirtillo! Allora, leggi le mail, ma le mail devo leggerla dal box? Non mi ricordo. Dal PC, perfetto. Ok, leggiamo la mail. Come avete visto, ragazzi, non sono sul mio account, ma è un account che mi ha prestato. Ah, è Veltal questo? Ah, ok, non l'avevo nemmeno visto, è Veltal. Mail, allora, ritirami, fallo, rivendica, preso, che devo fa? Al porto, via. Quale delle due navi? Io aspetto Ron. Ok, Lily Cove City, Parco Lotta, Battle Frontier. Ah, vedi, lo scopro ora. Ecco perché una serie Pokémon si chiamava Battle Frontier. È il Parco Lotta. Ah, Gadaganzo. Non ci ho mai fatto caso, ragazzi. Ok. E siamo dentro. Vai, vai, te vai, ti seguo, tranquilla, anche se laghi. Andiamo avanti. Si fa, ragazzi, questo è lo speciale. Oggi l'episodio durerà un pochino di più, però chi se ne... Ok, in questa casina bisogna entrare. Che devo fa? Scambia. Ok, ho preso Meo. E ora? Ti dà Meo qui. Mostralo. Ok, e leggi? Perché c'è scritto Isis? Però ora mi dividi, ma l'hanno fatta apposta quelli Pokémon MMO o c'è scritto così? Cioè proprio era anche prima così. Non lo so, c'è la gente malata che crea queste cose. Niente ragazzi, questo qua era... Semplicemente ci sono rimasto di stucco, cioè è stata una sorpresa. Ron mi dice, sarà una sorpresa. Comunque vabbè, abbiamo visitato il parco Lotta anche in anticipo, quindi sappiamo già dove andare poi quando completiamo il gioco. E vabbè, niente, ci salutiamo. Fine dello speciale e quindi fra poco andremo all'episodio vero e proprio, ma intanto finiamo lo speciale per Ron, quindi ringraziamo ancora Ron di questa sorpresa che ci ha fatto, anche se la sorpresa, non so se è sorpresa bella o brutta, però sinceramente ci lascia di stucco. Ci vediamo tra poco nell'episodio. Ciao ragazzi! Bentornati ragazzi sul mio canale, sono il vostro Mino e oggi siamo qua su Pokémon MMO con Ron. C'è solo Ron oggi, Shida purtroppo non ci può essere, ma noi sinceramente ci accontentiamo di Ron, perché Ron è un grande, c'è sempre, come c'è sempre stato. E ci fa vedere il suo Meo, quello che abbiamo visto prima dell'Isis. Abbiamo un Meo dell'Isis che si farà esplodere, purtroppo uccidendo tante persone. Non bisogna scherzare su queste cose, però è una cosa strana trovare un Meo così, quindi, cioè, sviluppatori del gioco, siamo arrivati al 30° episodio, ragazzi, 30° episodio, quindi, visto che ci siamo fatti notare, ecco, questi bug, però, evitiamoli, no? Evitiamo.
Comunque, cosa si fa oggi? Innanzitutto, dallo scorso episodio Luca Giacomini, che saluto ancora tanto affetto, ci ha seguito anche nel live che abbiamo fatto lunedì, quindi grazie mille. Ci aveva chiesto di rinominare Ralph Lady Oscar e noi ce lo mettiamo. Lady Oscar. E noi lo rinominiamo così, Lady Oscar, che tanto questo Ralph diventerà un garde voir, visto che li facciamo vedere le. Aspetta, facciamo vedere, scusate, anche a Ron, che dovrebbe avere IV, vedete ragazzi, velocità 28, difesa speciale 31, e poi attacco speciale 10, 12, 17, 41, ha una difesa speciale abbastanza alta, quindi ci può stare. Cioè anche mi sembra. Come no, non è vero. Cosa non è vero? Ah, ok. No, dicevo, c'è anche natura modesta e anche ha più attacco speciale, quindi visto che Garde War ha anche alcuni attacchi speciali, ma ci può stare per la storia un Garde War che ce l'hanno. Gentile, vabbè, ok. Niente, andiamo avanti ragazzi, visto che abbiamo sempre il donator dal live ancora attivo, quindi possiamo. Può capitarci uno shiny. Oh no, aspetta, abbiamo la rivale. No, ci dà il Pokénav, ci dà il Pokénav, ok. Vi ricordo che abbiamo fatto tutta la parte sopra della mappa, abbiamo battuto la palestra nel scorso episodio, andate a vedere. Vai, bisogna batterlo, oddio, me l'ho dimenticato che c'è la rivale qua da battere. Ok. Battiamola. Battiamola subito. Mirtillo, mi sa Mirtillo che bisogna toglierti, eh. Ah, e lo scorso episodio non l'ho detto, ma noi ragazzi abbiamo d'ora un Hitmonlee donatoci da Ron. Ringraziamo ancora Ron per questi regali che ci fa. Lo mette indietro, guardalo. E ragazzi, Hitmonlee, sinceramente, cioè, guardarlo bene, voi dite, ma Hitmonlee non lo usa mai nessuno. Però l'ha comprato ed è molto buono, anzi, la butto lì. Per un torneo che se si facesse in un torneo così di Pokémon Lotta, questo Hitmonlee potrebbe essere buono. No, no, dimmelo Ron, se sbaglio o no. Troppo credo, cioè, troppo buono, cioè molto molto buono. Sì o no? Allora, scusate, non so se voi vedete la chat. Esagero che. Ah, potrebbe far schifo, potrebbe. Ah, ok, potrebbe far schifo. Vabbè, no, però diciamo, di mossa è molto buono, cioè per la storia credo sia fantastico. Quindi non ho mai avuto un Pokémon Lotta e abbiamo subito preso e quindi. L'ho cercato per l'avventura, infatti, ok. E allora qua ci sta one-shottando tutti. Ragazzi, il terremoto è una gran mossa. Mirtillo ha. Ah, boh, già finito. Via. Così. Vabbè. Comunque, ragazzi, noi torniamo giù perché c'è da prendere il traghetto e andare alla prima palestra. Quindi battiamo la seconda palestra, scusate. E battiamo la seconda palestra. Eccolo qua. Salve, sì, sono io quello che ha ritrovato il tuo uccellino. Ok, saliamo nella barca ed eccoci, Ron dovrebbe essere qua. E allora, qui dovrebbe essere Blue Ruvia invece nel gioco è Dewford Town. Boh. E poi qui c'era qualcuno che dava gli ami, l'amo buono, questo. Eccolo, no. Amo vecchio, perfetto, amo vecchio. Io direi di andare subito su. Qua, battiamo un po' di allenatori, andiamo nella grotta. E facciamo subito la grotta e battiamo la palestra. Anche se in quella palestra è quella che diciamo io odio di più perché non si vede niente. Proprio zero. Ah, prima la palestra bisogna fare. Ok, allora scusami. Vabbè, battiamo gli allenatori, vediamo un po'. Qui mi ritiro a livello 18 addirittura. Mi sa che ora. Ah, aia, aia. No, non ne fa niente. Perfetto. Spero si evolva. Forse la palestra si evolve. O nella grotta.
Così almeno arriviamo alla terza palestra già con Geritos, quindi buono, no? Mi sa che per questa lega non ci sarà nemmeno bisogno di riprendere Pokémon vecchi, ragazzi, i Pokémon di canto, perché cioè, boh. Fa evolvere Exeggut, ha già tutte le mosse. Ma Exeggut è al 25, ma lo può. Cioè, mi. No, è morto Mirtillo, poverino. Lady Oscar, vai, Lady. Dicevo, Ron, Exeggutor, cioè Dottor Egg, può fare, cioè può combattere? Sì, ok. Va bene. Ma c'è già tutte le mosse, quindi credo, posso usare la pietra tranquillamente. Ma solo poche battaglie per ora. Va bene, allora uso la pietra. Vai, abbiamo anche un'evoluzione, ragazzi. Dottor Egg diventa Exeggutor. Devo vedere un attimo se c'ho la pietra, però, eh. Guardo, non lo so. Non me lo ricordo. Ok, vediamo. Ce l'ho. Ce l'ho. Leafstone, sì, ce l'ho. Usa. Attenzione ragazzi, si sta evolvendo. E abbiamo Exeggutor, che sinceramente in un'avventura non ce l'ho mai avuto, ma neanche per dei tornei competitivi. Perché non è che mi è. Non è che mi piaccia più di tanto, però ho detto lo volevo. Così, per averci. Guardiamolo ragazzi. Perfetto, erba diventa erba psico. E come ha detto Ron, solo per questa volta lo mettiamo primo e andiamo a battere la palestra con lui. Anche se sono Pokémon di tipo lotta, lotta. Attenzione, non si vede niente. Non si vede niente. Questa palestra non si vede niente. Si vede una beata cippa. Vedo solo il nome di Ron. Ron lo vedo. No. Ok, battiamo lei. E c'è Mirtillo. Ciao Mirtillone. C'è Mirtillo qua sotto che vuole giocare anche lui ai Pokémon. Bravo. Non saltare, sa? Non saltare, eh? E ora questo qui viene sulla scrivania, via. Boia, alla faccia delle. Cosa fai? Lo sapevo. E tu venivi qua a vietta e giù. Innanzitutto guarda, vieni qua. Saluta tutti, fai ciao! E stai qui con me. No, giù, giù, stai qua con me. Giù, si gioca insieme. Cito, cosa fai? Cosa fai te? Oh, non mi ha fatto vedere niente in più. C'è po'. Eccolo un altro ragazzi, Exeggutor con psichico. Se supera il 30, dottore, che non ti obbedisce più. Ok, noi siamo fino al 30, lui è il 25. Però tanto per ora lo usiamo per boostare un pochino Magikarp, cioè Mirtillo. Che se arriva al 20, tin, ci siamo ragazzi. Fermo qui, eh. Fermo qua, non fa che. Mirtillo, giù. Siamo buoni, eh. Sai, potevo usare anche Lady Oscar, eh? Perché era epsico anche lui, anche lei. No, stai giù, qua. Guardiamo Mirtillo, cosa c'è? No, no. Oh, ragazzi, mi fa cacino Mirtillo. Mirtillo fa il fermo, eh, sai. Sta fermo, via, si va giù, eh. Via, non ci può restare a registrare con noi. Non ci si può stare a registrare con noi. Forza, fermo qui, giù, giù. Lontano dalla scrivania, che sennò questo è spaccasino. Ok, battuto. Scusate, guardate, volevo dire Mirtillo. No, non è ancora lontano dal 19, quindi pensate per il 20. Ok, ancora. Anche Mirtillo è psico, sì, lo so. No, come Mirtillo è psico? Ah, ti dice, ah, il gatto, sì, anche il gatto è psico. Guardalo! Ci è arrivato lo stesso! Ma altro che psico, lui è psicolotta! Come hai fatto a fare quel salto lì?
Come hai fatto? Come hai fatto? Visto là? Ci sono i Pokémon, te ne vuoi uno di Pokémon? Mirtillo. No, sulla, via. Ci si rimette laggiù. Stai fermo lì. Molto più lontano. Forza, dopo si gioca insieme, tranquillo, te lo prometto, ma ora no. Un attimo, fammi finire di registrare, siamo già a 15 minuti. No, di qua. Battiamo anche da tutti gli allenatori, così almeno boostiamo sempre di più. Dai, dai. E non sale nemmeno più di tanto, non sale. Non sale nemmeno più di tanto, dottor Egg. Dottor Egg, che poi prima era dottor Egg, ora è dottor Noce di Cocco. Però vabbè. Li stiamo asciuttando tutti perché sono tutti di livello bassissimo. Forse l'ho allenati un po' troppo. Attenzione, eccola. Mettiamo anche lei, così non si vede. Cosa si vede di più, scusatemi. Meditite. Non ho mai capito come si pronunci Meditite, Meditite, non, boh. Tanto non l'ho mai usato perché mi fa sinceramente abbastanza schifo, come Pokémon proprio da vedere. Quindi, boh. Non mi faccio di questi problemi. Ok, si guarda un po' di più e eccoci. Salve, salve, salve. Mi serve la medaglia, mi dà la medaglia. C'ho tanti capelli in testa, mi dà la medaglia, i capelli che coprono il suo viso, però vabbè. È una cosa. Come batti me prima? No, non ti batto te. Sei troppo forte, Ron, mi dispiace, io non ti batto. E prima o poi anche te farai un torneo, eh. Non mi frega se sei l'arbitro o meno, anche te prima o poi parteciperai, eh. Se ciao, come se ciao? No, no, lo fai, lo fai. Certo che sì. Tanto fra pochino imparo da solo a bredare i Pokémon e fare tutto io. Così poi ciao. Ciao Ron. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciaone. Ragazzi, non abbiamo sudato neanche un po'. Così, a caso. A caso proprio. Eccolo, 19 Mirtillo, avete visto? 19, 19, 19 Mirtillo, manca poco, manca poco, 1009, 1009, dacci, dacci, dacci. Cos'è che ci dava? MT8. Cos'era MT8? Oh, non mi ricordo. Ok, andiamo. Ora si può fare. Ron, dove sei? Non ci segui Ron, eccolo, andiamo. Rimettiamo Mirtillo primo. Questo abbiamo battuto, ciao bello. Lui non l'abbiamo battuto, no, pronto, qui c'è antidoto. E andiamo qua. Ok. La glotta. Qui battiamo questo qua. Magikarp contro Magikarp, però sinceramente in questo momento non ho un po' di furia, quindi farei lottare Hitmonlee e via. Perché se no Magikarp con l'attacco che c'ha ci mette un casino, ragazzi, quindi proprio no. Passano intanto gli aerei da dentro casa, comunque l'avete sentito, sì, per chi era in live, visti tranquillamente. Sì, lo so, anche lì sopra c'è uno strumento, intanto facciamo terremoto a Randa a tutti. Che c'è, ciccione? Facciamo, ok. Oh, bellissimi, tutti Magikarp. Posto. Terremotato. Il gatto ha appena provato a saltare dalla sedia laggiù e si è fatto male. Scemo che non sei altro.
Dovevo registrarlo. Mirtillo! Fatto male? Tanto c'è 7 vite, meno una, c'è già 6. C'è già 6, c'ha. Ma poverino che ti hai fatto male. Ma tutto scemo sei. Tutto scemo se te vuoi giocare, eh. Fammi finire di stare e poi si gioca. Andiamo qua dietro, prendiamo la roba. Pokeball. Dai, veloci, veloci la grotta. Vai giù. Mi fai male, mi fa. Te puoi entrare anche nel video, dici voglio registrare anch'io, voglio registrare. Attenzione, attenzione. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Ma guarda. Montanaro da Flash, perfetto. Il problema è a chi faccio imparare Flash? Benissimo. Ok, abbiamo Flash, però io direi che per questo episodio ci fermiamo qua. La grotta si finisce la prossima volta e andiamo a, oddio, com'è che si chiama? A Selcepoli poi e continueremo la nostra avventura. Quindi con io che ho in mano Mirtillo che mi sta leccando, come tipo a cattivo dei film, tipo che accarezzo il mio gatto e vi guardo male. Ah, bentornato signor Bond, bentornato. Ci vediamo in un prossimo video. Da Mino e Ron è tutto lì nello studio. Ciao ragazzi! Tu iscriviti e aspetta.